Beh, un po' sì, siamo invecchiati, ma adesso vedo qui a fianco Don Franco che è sempre giovane invece. Noi battiamo, come si dice a Roma, un po' la fiacca. Sono contento intanto e ringrazio per questa iniziativa, perché oggi è sempre più difficile riflettere e approfondire su temi fondamentali della nostra vita. Purtroppo siamo presi da una valanga di informazioni, a un ritmo di vita che spesso non riusciamo a tenere, soprattutto spesso non ci consente più di avere quel ruolo attivo rispetto ai compiti e ai problemi che abbiamo di fronte. Quindi oggi uno dei problemi che è stato posto qui, tra i tanti in queste riflessioni che sono state fatte all'inizio, è stato quello di dire, da un lato, cosa ha rappresentato il servizio civile nel nostro paese, l'esperienza del volontariato, e se quelle speranze e quegli obiettivi che si sono posti allora in qualche modo sono stati realizzati. Certo, è difficile farlo in pochi minuti, però ecco, è importante che ci siano occasioni come queste per cercare di rispondere a queste questioni così importanti. Una prima questione, ecco, a cui mi sento di rispondere è questo, visto che io sono tra quelli che hanno iniziato allora, sapendo, ecco, una differenza rispetto a oggi è che allora vivevamo una situazione di disagio e di contrasto ancora più forte, legato naturalmente alle condizioni sociali, alle condizioni politiche, alle condizioni istituzionali. Pensiamo che veniamo da quel periodo degli anni 60 di grande fermento, perché il dopoguerra, in cui c'era un grande sviluppo, ma dall'altro c'erano grandissime contraddizioni, in cui il tema dei diritti fondamentali ancora avevano bisogno di una risposta, la condizione delle classi sociali, quelle più deboli, era una condizione insomma difficile, una condizione di grande miseria, anche se ancora oggi questo tema non è che è risolto, però allora i contrasti erano ancora più forti, i contrasti generazionali. Pensiamo a rapporti difficili che c'erano tra i figli e i genitori. Oggi su questo tema, per esempio, ormai nelle famiglie si vive un po' un rapporto quasi di amicizia tra i genitori e i figli. Allora il rapporto non era facile, perché si poneva al centro anche del rapporto della famiglia tutta una serie di temi a cui i genitori, presi da condizioni spesso di vita difficile, di lavoro, non riuscivano a capire le esigenze dei giovani. Ecco, quindi in quel contesto è nato questa esperienza del tema dell'obiezione di coscienza, a cui alcuni giovani hanno risposto scegliendo delle strade anche diverse. In quel periodo è nato, per esempio, il tema del terrorismo, che abbiamo vissuto appieno in quegli anni anche coloro che avevano fatto la scelta dell'obiezione di coscienza. Tanti di noi si sono ritrovati amici, compagni, come allora ci definivamo, persone che noi magari avevamo fatto la scelta della non violenza, altre avevano fatto la scelta invece di militare. Questo è il termine, diciamo, un po' se è improprio o meno, ma comunque di fare una scelta nel campo della lotta armata. Anche qui a Capodarco abbiamo avuto diversi esempi su questo tema. Allora, ecco, dico questo per dire che sono stati anni in cui molti giovani non si sono rassegnati. Allora, ecco, uno dei temi oggi, di allora e di oggi, è quello di dire: bisogna fare in modo che questo tema, che allora era al centro e all'attenzione un po' del dibattito istituzionale, del dibattito sociale, che era quello di non rassegnarsi, ancora oggi deve essere un tema che deve essere al centro. Oggi vedo
forse io vivo un po' ai margini, visto che si vive sempre, noi allora eravamo, però io vedo, nonostante su alcuni punti noi abbiamo fatto, su molte questioni abbiamo fatto dei passi in avanti, vedo rispetto allora forse maggiore rassegnazione, assuefazione. Io credo, ecco, questo è un tema che deve rimanere centrale. Il ruolo dei giovani è sempre quello di essere un po' contro, di avere sempre dei dubbi, di avere delle diffidenze nei confronti di chi ha un ruolo, diciamo, di responsabilità, un ruolo attivo, perché per fare in modo che ci sia sempre un'azione di sollecito. Oggi purtroppo vediamo che abbiamo ancora una situazione che e tante contraddizioni che non ci aiutano a rispondere appieno a quelle questioni che noi allora abbiamo posto. Negli interventi che abbiamo avuto di Augusto e di Michelangelo, appunto, ponevano il tema, molti giovani allora hanno fatto una scelta così radicale, così forte, che era quello di no alla guerra, che era quello di testimoniare anche con il loro modo di vivere e nell'impegno del sociale, impegnandosi nei settori dell'emarginazione, di far vedere come questa scelta di vita voleva anche dire e dare un segnale di come anche modificare i rapporti all'interno della nostra società. Su questo abbiamo fatto dei progressi? Io credo di sì, però ancora abbiamo molto da fare, perché abbiamo avuto intanto sul piano della consapevolezza, sul piano dell'impegno, della disponibilità ad essere, a dare qualcosa anche rispetto agli altri, alle persone che sono più in difficoltà, sicuramente su questo abbiamo molte più risorse rispetto a ieri. Quante associazioni di volontariato oggi abbiamo? Quante persone oggi dedicano una parte della loro vita e del loro impegno, delle loro capacità a disposizione di coloro che si trovano in difficoltà? Oggi sono sicuramente molto di più. Il passo indietro invece che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto sul piano istituzionale. Allora le istituzioni, nonostante avessero grosse contraddizioni, allora erano molto più attente. Io mi ricordo quando ci fu questo elemento di difficoltà, no, dell'applicazione della legge. Io mi ricordo l'incontro che una delegazione di obiettori aveva con il presidente allora Pertini. Io mi ricordo che c'era questa attenzione all'ascolto, attenzione a vedere come fare un passo in avanti. Oggi invece vediamo che spesso c'è un'assenza da parte delle istituzioni, lo diceva anche Michelangelo. Oggi quando andiamo nel territorio non troviamo più le istituzioni, spesso abbiamo appunto le organizzazioni di volontariato, gente di buona volontà che sta lì a dare un segno di testimonianza, ma le istituzioni spesso sono disattente. Allora ecco, io che appunto ho iniziato tanti anni fa e non so se, come si dice, c'è stata una coerenza in questo percorso, perché 41 anni sono pochi ma sono anche tanti, Don Franco, perché oggi ci rivediamo, qualcuno diceva: Matteo, sei invecchiato. Io ho detto: come sono invecchiato? Mi sento tanto giovane qui. Ma invece è vero, probabilmente, che 41 anni sono tanti. Però mi rendo conto, almeno di questa cosa sono consapevole, cioè che questa sollecitazione, questo ruolo delle istituzioni oggi ancora è molto carente. Allora ecco, io credo che noi un ruolo importante che abbiamo ancora oggi è quello di fare in modo che su questo noi dobbiamo fare un salto di qualità. Io ho avuto un'esperienza che è stata nel campo del sociale, perché ho lavorato appunto a Capodarco, ho lavorato nel campo della cooperazione, perché sono stato in molti anni impegnato nella promozione di cooperative, soprattutto nel settore agricolo, ancora oggi sono impegnato in questo campo, però vedo che queste esperienze stanno perdendo di valore, anzi in alcuni casi quando nomini, dici di rappresentare, di essere impegnato nel mondo della cooperazione, sembra quasi che sei impegnato in un settore in cui, come si dice, è un mondo un po' di lestofanti, un po' di persone poco serie, poco. E allora ecco, e questa questione è venuta fuori certamente per responsabilità anche di quelli impegnati nel campo, ma molta responsabilità ce l'hanno le istituzioni, perché non hanno dato ascolto
a quel mondo, a quelle persone che erano impegnate seriamente su quel fronte, ma hanno preferito dare voce a quelli che magari avevano un atteggiamento truffaldino. Allora ecco, noi un compito grosso che noi ancora oggi abbiamo, sia impegnati in piccole realtà, sia impegnati un po' come la comunità di Capodarco e altri enti, come ricordava Michelangelo, impegnato su questo fronte, fare in modo che su questo le istituzioni non abbiano tregua, devono sentirsi in qualche modo incalzate a fare in modo che su questi temi riassumano un ruolo forte, altrimenti queste realtà perderanno molto della loro forza, perché lavoreranno in qualche modo, si perderà questo lavoro. Invece allora il lavoro era molto più incisivo, perché comunque le istituzioni avevano una sponda, noi avevamo una sponda, avevamo un punto di riferimento. Quindi io mi auguro che anche questa iniziativa di oggi serva, ecco, a fare questo passo in avanti e a fare in modo che le istituzioni rispondano in modo più puntuale. Grazie.